fermo uno, ho il grande piacere di aprire tutti i microfoni, perché di solito facciamo delle interviste a due. Oggi sarà meraviglioso perché facciamo un'intervista bella, un'intervista vera e soprattutto un'intervista piena di energia, perché comunque siamo tre coetanei qui che comunque... ho subito la regia che mi guarda male. Do il benvenuto a... prima la signorina Elisa Addazzi, ben arrivata. Salve, buonasera. Abbiamo sentito anche la tua voce. E poi c'è Filippo Paci. Ciao, buonasera a tutti. Ecco, adesso dobbiamo regolare un attimino la voce perché c'è Filippo Paci che comunque è già sul baritonale, eh? Addirittura. Elisa, facci sentire che è. Salve, buonasera, questa è la mia voce. Senti, sei sulla Barbara d'Urso andante, eh? No, sto scherzando, non ti ho fatto un complimento. Allora, amici di Radio Fermo 1, abbiamo unito oggi, oggi siete capitati all'interno del contenitore quello matto, il contenitore quello light del pomeriggio, quello che... perché vi spiego, comunque noi vogliamo essere... Un intrattenimento che va in contrapposizione con le notizie brutte che si alzano insieme a noi al mattino. Si parla solo di Covid e io ho la trasmissione che non si parla di Covid. Quindi siamo qui comunque con i nostri ospiti a parlare, i nostri amici Filippo Paci e Elisa Addazzi, rispettivamente Filippo del terzo anno ed Elisa del quarto anno, frequentanti il liceo artistico Preziotti Licini di Fermo e Porto San Giorgio. Come facciamo? Allora, fatemi capire subito una cosa, diciamo, Fermo e Porto San Giorgio, poi lo spiegheremo più avanti, ovviamente sono le due sedi, ma voi siete comunque divisi oppure comunque andate nella stessa sede? Allora, noi frequentiamo entrambi la sede di Fermo, che è un percorso quinquennale in cui abbiamo un biennio comune, in cui si studiano tutte le materie curriculari come la matematica e la storia, e sì, anche l'introduzione di alcune materie nuove, come potrebbero essere quello del laboratorio artistico, in cui si sperimentano i vari laboratori, e le discipline pittoriche, quelle geometriche, e soprattutto lo studio delle discipline plastiche e scultoree. E questo è il primo biennio. Dici una cosa, perché almeno teniamo un filo, perché comunque, diciamolo, facciamo una piccola premessa. Noi ci rivolgiamo, così come vi ho presentati già da prima quando eravate in macchina e stavate arrivando, questa intervista la andiamo ovviamente ad offrire a tutte le mamme e i papà e soprattutto ai ragazzi che si affacciano sul mondo della decisione. La decisione è quella importante, quella quando comunque sia, si è lì sulla porta per decidere, oddio, che farò del mio futuro? E oggi ho i miei ospiti che con semplicità, tranquillità e maestria ci introdurranno nel magico mondo del liceo artistico Preziotti Licini con sede in Fermo in Porto San Giorgio. Ma Elisa, dici perché hai scelto, cioè perché la scelta di questo liceo artistico e soprattutto che cosa si fa nei primi due anni? Io ho sempre avuto un'aspirazione artistica nella vita, sin da quando sono piccola, quindi ho sempre saputo che questo sarebbe stato il mio futuro. E appunto nei primi due anni si ha uno studio un po' generico di quelli che sono tutti i laboratori che offre questa scuola e poi alla fine del secondo anno bisogna scegliere quello che sarà l'indirizzo poi in terzo, quarto e quinto. E questo liceo offre diversi indirizzi, abbiamo appunto architettura e ambiente, grafica, discipline pittoriche e arti figurative, e scenografia e design della ceramica, design dell'oreficeria e design industriale. Ce ne sono di cose. Filippo, ascoltami, abbiamo fatto parlare prima le giustamente, donne. Giustamente. Siamo cavalieri noi, sì, cavalieri assolutamente. Tu che sei al terzo anno, no? Sì. E comunque hai valutato tutti questi indirizzi, lo hai fatto con la tua famiglia, con mamma e papà, e poi ne hai scelto uno. Mm-hmm. Ma che cosa si studia in questi dipartimenti? Guarda Simone, allora, in quello principalmente di architettura si studia tutti gli elementi costitutivi della storia dell'architettura, ma soprattutto l'architettura moderna, che oggigiorno comunque è importante, c'è una grande attenzione all'ambiente. E appunto questa storia dell'architettura insieme alle materie tecniche indirizzano lo studente un po' alla visione professionale della materia, mentre come l'indirizzo di arti figurative si studia la forma pittorica in tutti gli aspetti comunicativi con tutte le tecniche esistenti. Quindi Simone si acquistano le competenze tecniche per esprimere la propria creatività. Al termine del percorso lo studente quindi è in grado di saper formare un prodotto che è di qualità sia dal punto di vista tecnico che quello creativo.
Interessante, interessante questa cosa. Eh già, sì, sì, sì. Elisa, ascoltami, cosa si studia invece nel Dipartimento di Design? Allora, il Dipartimento di Design ha tre ramificazioni, il design della ceramica, quello dei metalli e il design industriale. Il percorso per quanto riguarda la fase progettuale è simile, invece la fase laboratoriale chiaramente è diversa. All'interno della ramificazione e del Dipartimento di Ceramica si studiano quelli che possono essere appunto vasi e decorazioni, anche targhe artistiche, anche comunque rivestimenti per abitazioni in ceramica. Invece nella sezione di metalli si studia l'arte del gioiello e l'arte sacra. Invece nella sezione di design industriale è interessante perché si va a studiare oggetti che vanno dalla macchina che usiamo tutti i giorni fino al semplice mestolo oppure alla sedia che mettiamo in un ufficio. Quindi ovviamente si passa dalla cosa classica fino alle cose di tutti i giorni e soprattutto le cose più innovative, quindi vogliamo... Perché poi adesso andiamo un po' dritto verso quelle che sono le domande e risposte, quelle istituzionali, ma poi la rendiamo più appetibile per tutte le persone, perché dall'altra parte dovete sapere che comunque ci saranno sicuramente delle persone che si fanno delle domande. Noi allora ce le facciamo in studio queste domande e cerchiamo di fare le ulteriori domande e risposte, ma... Ora lo voglio chiedere a tutti e due, poi mi rispondete uno alla volta. Arrivati lì sul punto di scegliere, come si fa a capire l'indirizzo verso il quale si è più portati ad andare, piuttosto uno, piuttosto l'altro ancora? Allora, all'interno della scuola tanti docenti hanno l'occhio per queste cose. Ogni professore riesce a capire sin dall'inizio quale potrebbe essere l'aspirazione che può valorizzare al meglio ogni studente. In compenso... ogni alunno ha la possibilità di sperimentare e di provare ogni laboratorio all'inizio del primo biennio del proprio percorso scolastico. Quindi c'è la mano, cioè ovviamente c'è il supporto. Il docente, sì. Da parte dei docenti. Quindi sì. Siete tutti e due entrambe d'accordo, tanto comunque l'avete fatta l'esperienza del biennio. Sì. Sì, assolutamente. Ascoltami Elisa, ma quando scegli un indirizzo al terzo anno, quindi diciamo che si va, tra virgolette, incontro ad un trauma, ad un certo dispiacere, che bisogna abbandonare, diciamo, quelli che sono stati i compagni del biennio e si va incontro ad una new class. Sì, quando si passa dal biennio al triennio, chiaramente si cambiano i compagni e non è un'esperienza traumatica oppure che crea problemi, anzi potrebbe essere un nuovo modo per mettersi in gioco e circondarsi di persone che hanno i tuoi stessi obiettivi. Quindi almeno per me è stata un'esperienza molto positiva anche questa. Anche per te Filippo? Sì, assolutamente, perché come ha detto Elisa, è una nuova opportunità di mettersi in gioco e di scoprire le persone che hanno la tua stessa passione. Penso che condividere una passione, un sogno, un'aspirazione sia molto bello. Poi ovviamente in classe si vanno a creare quei gruppi che... Sì, certo. Nel momento, penso che nel biennio, io l'ho fatto di un'altra scuola, ma nel biennio si va a cercare, si incontrano quelle persone con le quali si condividono le stesse passioni, le stesse intenzioni, poi si sceglie insieme di proseguire il percorso verso il triennio, giusto? Sì. Uh-huh. Un'altra domanda che vi voglio fare, allora, il liceo artistico Preziotti Licini ha due sedi, e come sono distribuiti questi dipartimenti? Allora, nella sede di Fermo possiamo trovare architettura e ambiente, possiamo trovare arti figurative, il design della ceramica industriale e dei metalli, e la sezione di scenografia. Invece, se andiamo a vedere la sezione di San Giorgio, lì troveremo grafica, che in questo momento a Fermo non c'è, e un'altra sezione di arti figurative. Ok, quindi ovviamente adesso facciamo anche una premessa per tutti i nostri radioascoltatori e anche tutte le persone che ci stanno seguendo con la nostra diretta Facebook. Sì. Tutto quello che stiamo dicendo, che spesso e volentieri è molto veloce e magari si è in macchina, si è a fare altre cose, oddio non ho capito, non c'è nessun problema, perché poi alla fine spiegheremo la maniera per andare a ricercare proprio online tutte le informazioni che verbalmente stiamo dando, ma poi le possiamo leggere. Filippo, senti una cosa. Dimmi. Perché hai scelto il liceo artistico Preziotti Licini di Fermo e Porto San Giorgio? Guarda Simone, io come Elisa fin da piccolo ho nutrito questa passione per l'arte. Questa passione che poi da grande è diventato un sogno. E comunque penso che la nostra scuola sia in questo ambito una delle più belle, perché
dentro la nostra scuola si respira l'aria di persone che vogliono coltivare una passione che deriva da un sogno. La nostra scuola è una scuola di sognatori con i piedi per terra, assolutamente, ma si respira quest'aria, tra virgolette, magica, che non ha uguali. Ma che bello! Beh, comunque ragazzi, benvenuti, perché siete a bordo della macchina dei sogni. Cioè, grazie. In questo momento mi sento un po', mi sento un po' di essere il lucignolo della situazione con la macchina radiofonica, perché in radio cerchiamo di crearli, di raccontarli i sogni, quindi non si deve assolutamente mai smettere di sognare. Esatto. E Eli, anche sì. Tu quindi hai un sogno. Cosa farai dopo il liceo artistico Preziotti Licini? Beh, allora, il mio sogno sarebbe quello di diventare una fumettista o un'animatrice digitale. E allo stesso tempo vorrei davvero tanto portare avanti la mia passione, che è quella per la danza. Infatti molti studenti, anche come me, insieme allo studio all'interno del liceo artistico, portano avanti uno studio in accademia di danza oppure al conservatorio. Bello, bello, bello. Ma ascolta, facciamo un gioco, no? Facciamo un gioco. Adesso io con la bacchetta magica torno ad avere 13, 14 anni. Qual è l'anno? L'anno che è 15? 16. No, l'anno in cui no, si sceglie. Arrivi ai 14 anni. Sì, 14 anni. Bacchetta magica, macchina del tempo, io torno lì ad averci 14 anni. Ecco, ma... e ovviamente ho un leggerissimo problemino. Non so affatto disegnare. Potrebbe fare per me il liceo artistico? Sì. Nah, sì. Beh, è molto facile dire sì, eh? Spiegatemi perché sì. Non è fondamentale saper disegnare, perché sin dall'inizio ad accoglierti ci saranno dei professori che ti daranno le basi dell'arte, sia teoriche che pratiche, e ti aiuteranno sempre a dare il meglio di te stesso. L'unica cosa che è davvero fondamentale avere è la voglia di fare. Devi volerti divertire e metterti in gioco. Sì, concordo pienamente. La passione è tutto. Sì. È vero. Filippo, tu che vai a cioè, ovviamente questa è la seconda volta che mi vai a rimorchio con la sua risposta. Vedi, le donne comandano, noi uomini, noi meschietti andiamo a rimorchio. Ma attenzione, senti una cosa, ma tornando indietro, tu risceglieresti lo stesso liceo? Sì. Pensaci. Certo. Sì? Simone, sì. Okay. Sì, assolutamente. Ormai è troppo tardi per tornare indietro. No, assolutamente. Perché comunque è, come ho detto prima, una scuola che ha molte carte positive, sia dal punto di vista proprio io, personalmente, ho trovato in questa scuola una seconda famiglia. Cioè per me la scuola, adesso sto qui, pensano gli ascoltatori che è tutto costruito, ma in realtà è vero, cioè io al liceo artistico ho trovato una famiglia che è disposta ad aiutarmi, ad apprezzarmi per quello che sono e farmi migliorare, volendomi bene, e questa è una cosa, un fattore molto importante sia dal punto di vista dei professori che dai compagni dei miei coetanei. E sì, la rifarei, perché comunque mi ha dato la speranza che uscito dalla scuola media non hai, cioè dici ok, mi piace disegnare, mi piacerebbe fare l'artista, ho un sogno, ok. Al liceo artistico queste basi vengono fondate e ti permettono poi di spaccare veramente nel mondo del lavoro e nel nostro mondo. È vero. Quindi assolutamente. Ovviamente. A proposito di digitale, a proposito di social e quant'altro, dovete vedere la maniera con la quale, vedi, io il mio scopo di avere ospiti in studio è quello di andare proprio fuori dalle righe dell'intervista istituzionale, perché se avessimo fatto un'intervista istituzionale, adesso i nostri amici che sono connessi con noi, che ci stanno guardando, ci stanno ascoltando, avrebbero cambiato già canale 23 minuti fa, l'intervista dura 20, quindi c'erano già venuti 20 minuti. Questo è il bello, perché comunque dimostriamo di essere veri, soprattutto siamo venuti qui a dire la verità e a parlare con il cuore, perché io penso, dato che abbiamo finito le domande, quelle istituzionali, quanto il vostro sogno di essere artisti ha a che fare con la passione e soprattutto con il fattore emotivo, con l'emozione che si mette in ogni cosa che voi andate a fare. Sì, chiaramente l'arte per noi è un modo tutto nuovo di comunicare. Ogni giorno che noi andiamo a scuola, che studiamo e ci mettiamo in gioco, grazie anche ai professori che sanno sempre come accogliere gli alunni e come trattarli con le maniere giuste, abbiamo sempre un modo nuovo di esprimerci e di parlare senza usare la parola. Sì, confermo. Confermo, perché comunque io personalmente, essendo uno che
comunque cerca di fare le cose al meglio, ovviamente, perché essendo una passione poi trovi naturale la dedizione, la perseveranza e proprio la voglia di fare, è naturale. Cioè io non sento il peso di fare le 3 di notte per finire un disegno. È la mia passione, lo faccio. Successo. È successo. Succederà, ragazzi, succede, ma se avete la passione, se avete questo sogno di diventare qualcuno nel mondo dell'arte, ovviamente è una cosa molto personale, cioè ci sono dei momenti più negativi, dei momenti positivi, ma serve tutto per fare bagaglio e per affermarsi. Perché il mondo dove appunto noi studiamo è un mondo un po' difficile, un po' tosto, perché devi saperti mostrare, devi saperti vendere e purtroppo non tutti ce la fanno. Io non spero di farcela, ma so che è molto difficile, perché poi c'è la demoralizzazione, è una cosa molto personale come lavoro, è una cosa molto emotiva, cioè sei proprio coinvolto emotivamente, se non ce la faccio, oddio, non lo so, però... studiando da noi e se hai la passione con le difficoltà impari ad essere un artista e poi a andare dappertutto, ci devi credere, allora, ci devi credere. Ragazzi, una cosa importante voglio dirvi, quello che avete detto è una cosa essenziale, cioè nel senso non andare più ad essere coloro i quali sono disposti a fare solo il compitino, perché quelli che fanno il compitino dicono: mamma, sono le 16:30, ho finito tutto, magari non è vero, e se ne vanno a giocare. Sì. Oppure se ne escono tutto quanto. Poi quando subentra la passione si fa le 4 di notte. Questa cosa sarebbe il caso di mantenerla, perché poi dopo quando si entra nel mondo del lavoro, quello dove si va in campo veramente e si fa vedere in tutto il mondo, perché voi siete proiettati in ogni parte del mondo, adesso non c'è più, lavorerò nelle Marche. No, io vi auguro di lavorare in ogni angolo del mondo perché lo meritate, perché grazie. Sicuramente l'arte è una grande opportunità per il futuro. Quello che voglio dirvi è, mi raccomando, mantenetela questa cosa, perché solo chi adesso ha ancora è ancora disposto a fare le 4 di notte per un progetto è la persona candidata a poter fare delle belle cose in un momento di grande difficoltà, ma sì, di grande opportunità come quello che stiamo vivendo adesso. Esatto. Una cosa prima, Elisa ovviamente è al quarto anno e ha le idee molto più chiare. Filippo, tu che sei un sognatore esperto di teatro, il teatro ci ha dato moltissimo questa cosa, poi sì, a fine intervista lo racconteremo quando ci siamo incontrati e dove soprattutto. Lei ha le idee molto chiare su ciò che vuole essere fra un po'. E tu? Sì. Guarda Simone, io adesso il mio obiettivo, perché quando entri nel liceo artistico pensi che voglio fare arte. Entri nel liceo artistico e scopri che ci sono mille modi di fare arte. Poi è compito tuo saper scegliere un po' il tuo indirizzo, il tuo modo di fare quest'arte. Per adesso il mio modo di fare arte è fare dei prodotti che possano consigliare dei messaggi alle persone. Cioè il mio modo di fare arte è mandare dei messaggi positivi alla gente, far capire quello che provo ed esprimerlo attraverso l'arte. Cioè la mia arte è, insomma, la mia arte, quello che sto facendo in questo momento è un messaggio che voglio che, cioè insomma, voglio far sentire la mia voce attraverso l'arte. Questo è il mio sogno, cioè fare tele che comunque facciano parlare, ma in senso positivo. Il mio obiettivo è far crescere una coscienza artistica, ma anche umana proprio, alle persone, attraverso i miei lavori. Andiamo a chiudere in questa maniera. Dall'altra parte, come abbiamo iniziato, vedete che bello, ci siamo ambientati, siamo diventati amici. Sì, è vero, è vero. E adesso stiamo parlando molto più sinceramente, più francamente, al di là delle ritme, ci mancherebbe. Gli insegnanti hanno ovviamente il compito di far sì che tutto vada per il meglio. Certo. E ovviamente, radiofonicamente, mi sento di spezzare un milione di lance nei confronti di chi come missione di vita ha scelto quello dell'insegnante. Quindi ce ne sono tantissimi, le difficoltà per loro in questo momento sono altissime, ma noi non ci dobbiamo mai arrendere, né dalla parte degli studenti, né dalla parte di chi è disposto ad insegnare come missione. Quindi mi raccomando, teniamo botta tutti quanti. Allora, chiudiamo in questa maniera. Adesso tutto cuore. Dall'altra parte ci sono tante mamme, tanti papà,
e tanti ragazzi, vostri amici, ma non solo, che ci stanno guardando su Facebook e che ci stanno ascoltando, un piccolo appello, perché è il caso che loro decidano di iscrivere o iscriversi al liceo Licini di Fermo o di Porto San Giorgio. Io penso che al giorno d'oggi l'educazione artistica che puoi dare a un ragazzo è la chiave di lettura più ampia per avere una visione della vita più vera. Studiando l'arte e insegnando l'arte a tuo figlio non insegni soltanto qualcosa di estetico, come abbinare meglio i colori, ma stai insegnando anche una certa etica e un modo di, anche una libertà di espressione. E un'altra cosa importante da dire è che un liceo artistico ti può aprire esattamente le stesse strade di qualsiasi altro liceo, perché ci sono tanti ragazzi che sono usciti da questa scuola e sono andati a fare medicina, quindi puoi essere una persona brillante e realizzare i tuoi sogni anche intraprendendo un percorso artistico che magari non avevi previsto. E quindi questa è la mia visione, ecco. Grazie, bella visione, complimenti. Filippo? Sì, lo penso anch'io, dico ai ragazzi, se credete in quello che fate, qualunque cosa sia, fatelo. È importante credere in quello che si fa. I genitori devono un po' accompagnare il ragazzo verso la passione. Cioè, se un ragazzo ha questa passione, ha la passione artistica, non vedo il perché sbarrare di questa strada, che lo farà solo felice. Esatto. Genitori, per favore chiedete ai vostri figli, insegnate ai vostri figli ad amare, ad innamorarsi della vita, a innamorarsi dell'arte e di tutte le sue forme, ecco. È il dono più grande che potete dare al vostro figlio. Esatto. Ragazzi, sì. Io personalmente chiudo questa piacevolissima intervista, che avrete modo di condividere insieme ai vostri amici e ritroverete all'interno dei social di Radio Fermo 1. Io sento il bisogno di dirvi grazie, perché non voglio sminuire la vostra età, però comunque alla vostra età avere coraggio di aprire il cuore e di dire con estrema sincerità ciò che realmente provate, sappiatelo, non è assolutamente da tutti. E oggi chi ha avuto cuore si è connesso con voi. Quindi è veramente un bel regalo di Natale che ci siamo fatti, che abbiamo fatto a tutti i nostri radioascoltatori e ovviamente a tutte le persone che sono incollate davanti allo smartphone e vi hanno anche visti. Domani mi prenderanno un po' in giro, ma l'ho visto! Ero proprio io, eh? Ragazzi, vi auguro un buon Natale, vi auguro ovviamente di spaccare, perché comunque lo meritate, e cos'altro? Un piccolissimo aneddoto per chiudere, non l'abbiamo fatto all'inizio, ci siamo incontrati con Filippo sul palco di un musical che comunque nel 2015 ha fatto qualche sold out in qualche teatro. Stiamo parlando di... Che ricordi? Stiamo parlando di Hercules, lui era un... Ecco, dai, dico il personaggio che tu eri. Io ero un piccolo Pegaso. E sì, è stata un'esperienza unica e me la porto nel cuore. Lui era, vedi, lui era già un prescelto, era un piccolo Pegaso che se ne stava tra gli dèi e scorrazzava. Io ero il fratello di Zeus, che sono stato cacciato invece dal paradiso e sono diventato Ade. Il dio del male, dell'inferno, quindi... Poi... Tra l'altro, Simo, sul mio telefono sei Ade. Okay, non sei Simone, sei Ade. Non lo cambiare mai, non lo cambiare mai, io resterò sempre Ade. Amici di Radio Fermo 1, è stato un grande piacere, salutiamo i nostri amici, salutiamo Filippo Paci e salutiamo Elisa Addazi. Grazie. E soprattutto salutiamo tutto il corpo docente, tutti gli amici del liceo artistico Preziotti Licini di Fermo e di Porto San Giorgio. Buon Natale a tutti, ciao. Ciao. Ciao a me.